Come comportarsi nel momento in cui in toletta ci arriva un cagnolino con questa situazione, quindi una situazione di mute ritenute con dei feltri conseguenti a queste mute. E diciamo che possiamo andare a lavorare tanto con i prodotti, ci aiuteranno molto nell'andare ad eliminare quelli che sono i feltri dovuti alle mute, in via preventiva utilizzando un condizionatore spray proprio sui nodi. Leggermente col caldatore cerchiamo di andare ad aprire questi feltri, districandoli in superficie e successivamente con i trattamenti in vasca e il soffiatore cercheremo di eliminarli del tutto. Allo stesso tempo faremo il possibile per preservare quello che è il suo sottopelo naturale vivo, senza eliminarlo, in modo da preservare il manto originale del cane. Molte volte questo non accade. E ci troviamo in una situazione in cui perdiamo quelli che sono i volumi che dovremmo avere su questa tipologia di manto. Questo è un problema fondamentale se si parla di cani che fanno esposizione. Può essere, diciamo, un problema ma secondario, che passa in secondo piano, se si parla di cagnolini, di pet che stanno, insomma, vengono gestiti a casa. Per cui va sempre valutata la vita quotidiana del cane che ci viene consegnato. Quindi, in base alle informazioni che il proprietario ci darà, decideremo qual è il trattamento migliore da applicare al nostro piccolo amico.